Bentornati sul canale YouTube di psicologiafenomenologica.it, eh, sono di nuovo con il professor Berra, psichiatra, psicoterapeuta e professore di psicologia biologica e neuroscienze, nonché direttore dell'ISFIP, che i nostri uh, followers già conoscono per l'intervista su fenomenologia e meditazione di qualche mese fa. E innanzitutto professore la ringrazio per averci invitato a questo evento uh, organizzato dall'ISFIP per i dieci anni. Da, dalla sua nascita e sulle basi filosofiche della psicologia. Quindi approfitto per farle tre domande sull'argomento: innanzitutto, perché gli psicologi e i psichiatri dovrebbero interessarsi di filosofia, e um, a cosa può essere utile la conoscenza della filosofia per la loro pratica? Eh sì, questa è proprio una delle nostre preoccupazioni di questo convegno, e, e sicuramente quello che emerge è che storicamente. La psicologia nasce dalla filosofia. I primi psicologi erano filosofi, sono stati filosofi, quindi, storicamente, eh, per esempio, um, filosofi come Socrate, Platone, Aristotele già hanno incominciato a osservare l'uomo, a vedere la psiche dell'uomo e dare un'interpretazione sui meccanismi della mente umana. Quindi, è quasi obbligatorio avere un, un, una conoscenza di quelle che sono le radici storiche. Della psicologia. Un altro aspetto potrebbe, importante potrebbe essere quello che in fondo psicologia e filosofia osservano, indagano gli stessi elementi, che sono l'uomo, il suo mondo, il suo comportamento, però lo fanno da punti di vista diversi. Quindi Osservano e valutano l'esistenza e l'essere umano da prospettive diverse. Quindi, in un certo senso, è come se dessero due luci diverse alla stessa cosa. In questo modo, se noi illuminiamo meglio uno stesso oggetto, dovremmo conoscerlo meglio. Quindi, questa modalità diversa di approccio all'esistenza e all'uomo della filosofia potrebbe ampliare, integrare, completare la conoscenza della psicologia. Infatti, noi. Optiamo proprio per una collaborazione, una sinergia tra queste due discipline, piuttosto che una contrapposizione che non ha neanche tanto senso: è più dalla collaborazione, dal, dall'apporto reciproco di conoscenze che si può avere una migliore percezione e conoscenza della realtà, del nostro funzionamento psichico. E quindi direi che anche proprio come un modo, la filosofia per lo psicologo, un modo per riuscire a riflettere e pensare in una modalità un po' diversa da quella a cui è abituata oggi la psicologia. Un tempo forse non era così, erano molto più intrecciate tra di loro. Quindi è come se un po' la filosofia desse l'opportunità alla psicologia e agli psicologi di sviluppare una maggiore consapevolezza su aspetti che forse la psicologia non ha tanto sviluppato, non ha tanto indagato e quindi a dare anche un, una possibilità di, di conoscere meglio, non solo se stessi, perché in fondo può anche servire a se stessi come formazione personale il coltivare la filosofia, ma anche per comprendere e aiutare i nostri pazienti. Okay. Una seconda domanda um, a cui un po' già accennava sui rapporti tra filosofia e psicologia. Come la filosofia ha influenzato nel corso della storia, ieri lo spiegava un po' al, semin al seminario, uh, come la filosofia ha influenzato la psicologia, la nascita della psicologia? Sì, direi che questa, questa influenza è continua, no? andando un po' a indagare come sono nate le psicologie, le teorie psicologiche, spesso, molto spesso troviamo delle radici filosofiche, dei filosofi alle spalle, anche solo nella teoria freudiana, no? ci sono dei filosofi, non, a volte non neanche tanto dichiarati, eh, ma ci sono nella filosofia, nella psicologia di Jung, di Adler, eccetera. Quindi questa influenza c'è quasi sempre. Anche se in maniera spesso non dichiarata, l'influenza maggiore la troviamo nella corrente fenomenologico-esistenziale. Sicuramente è la filosofia fenomenologico-esistenziale che dà origine alla psicopatologia, alla psichiatria fenomenologico-esistenziale, quindi, proprio il campo dove più è evidente questo tipo di rapporto. E in fondo un po' la fenomenologia ha influenzato tutta la psicologia, tutta la psicoterapia e spesso non, non viene tanto evidenziato questo. No? Ci sono alcuni aspetti molto fenomenologici che sono entrati, che sono, sono stati assimilati dalla psicoterapia, dalla psicologia moderna, senza che questo sia mai stato troppo messo in evidenza. No? E... Mi viene in mente, per esempio, il, il cercare di non essere troppo condizionati, vincolati da un modello psicologico no? che un po' potrebbe chiudere l'interpretazione dei fatti, quindi avere una certa elasticità, non dico proprio sospensione della valutazione o del giudizio, quindi essere senza modelli, però un po' ammorbidire il modello l'interpretazione psicologico che spesso è un modello forte, no? spesso mh, troviamo delle interpretazioni molto nette no? del, dei meccanismi psicologici, forse questa moderazione no? nell'usare il modello, l'interpretazione, quello che poi in fenomenologia si chiama la sospensione del giudizio, le poche, per cui si sospende anche ogni teoria. Far e quindi, parlare no? i fenomeni, diciamo, prima e poi dopo costruire delle teorie al massimo. Eh, poi questo è ancora più evidente nel momento in cui andiamo a indagare la malattia psichica. Un no? tempo la malattia psichica veniva considerata incomprensibile e invece forse eh, riuscire a non dare dei giudizi su quello che ci sembra un'anomalia di comportamento, ma cercare di entrare nel mondo del malato psichico eh, ha rivoluzionato no? l'interpretazione della malattia psichica. Io credo che un po' sia stata anche questa influenza, questa pressione sotterranea del, del, del pensiero fenomenologico esistenziale che oggi ci fa vedere anche il disturbo psichico come un qualcosa di comprensibile e sta solo a noi riuscire a entrare nel mondo del paziente, mondo anche a volte psicotico. E e quindi dargli un senso, che eh, così apparentemente potrebbe anche non essere così evidente. Quindi direi che eh, ha sempre influenzato la filosofia e la psicopatologia, la sta influenzando, forse dovrebbe essere un po' più esplicitato no? Questo, questa presenza anche della visione filosofica nella psicologia. Un'ultima domanda, eh, invece, su, su quegli ambiti al confine tra eh, psicologia, psichiatria e filosofia, ehm, quali sono secondo lei le aree dove eh, questa influenza reciproca può essere più utile per lo sviluppo delle nostre conoscenze? Sì, ci sono sicuramente delle aree che non so se possiamo dire di sovrapposizione, di condivisione, o forse che potrebbero essere più appartenenti a un approccio di tipo filosofico. No, eh, io ho un po' ho cercato di identificare delle situazioni che non posso chiamare disturbi, no? delle condizioni di malessere che però non è patologico, ma è un malessere che possiamo dire più spirituale, più filosofico. Per esempio una di queste condizioni è l'angoscia esistenziale. L'angoscia esistenziale eh, trova delle radici, delle forti radici. Filosofiche. Tanti filosofi parlano di angoscia in modo diverso da quello che noi consideriamo comunemente, quindi accumulandolo un po' i disturbi dell'ansia. Un altro ambito è la depressione esistenziale. La depressione esistenziale è proprio una crisi di valori, di significati, di senso. E, e La filosofia si occupa proprio di questo, di, di trovare i significati e il senso all'esistenza. Quindi forse può essere un campo in cui ci può essere un dialogo no? tra. Psicologia e filosofia. Altri argomenti come la morte, l'affrontare il problema, l'angoscia della morte. Molto si è scritto e detto da parte dei filosofi sulla morte, meno da parte della psicologia. Addirittura mi viene in mente uno degli ultimi libri di Yalom, Irving Yalom, che è uno psichiatra noto negli Stati Uniti, forse da noi un po' meno, l'ultimo suo libro tratta eh, proprio di libri, questo, le lacrime, le lacrime di Nietzsche, anche, la cura sì, Schopenhauer, sì. Eh, il problema Spinoza, si, lui molto si rifà alla filosofia e ai filosofi, e in questo libro in cui tratta da psicanalista, perché lui poi ha avuto una formazione psicanalitica rigorosa, no? anzi è riconosciuto eh, ampiamente eh, come psichiatra psicanalista negli Stati Uniti, affronta il problema della morte, però utilizzando la filosofia, i filosofi, lui stesso lo dichiara questo, no? come in fondo gli sia stato molto più utile la filosofia, eh, per esempio di Epicuro, lui cita anche Epicuro, utilizza Epicuro nell'affrontare con i pazienti il problema della morte. Quindi direi che anche solo come eh, esempio, come questo esempio, eh, è importante... Per uno psicologo, anche per uno psichiatra, per chi si occupa di psiche, comunque avere una certa sensibilità, una certa attenzione a quelli che sono i temi, gli strumenti che la filosofia ci propone, che sono un patrimonio di conoscenze enormi che forse noi abbiamo un po' fino ad oggi sottovalutato, relegato a ristretti ambiti accademici. In realtà, forse ci può essere un'utilità pratica interessante per gli psicologi, gli psicoterapeuti e gli psichiatri. Perfetto, grazie mille professore, grazie ancora per averci invitato a questo interessantissimo evento. Grazie a voi. <ride>